Sono contento, poi il risultato non dico che è bugiardo, ma sicuramente il 4-1 forse è un po' troppo per come sono espressi i miei ragazzi. È brutto dire bravi ragazzi quando perdi 4-1, però secondo me abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare nella situazione di oggi. Siamo stati in partita per circa 70 minuti, ce la siamo giocata con il Siena, non con il Villa Biagio o il Trestina, con tutto rispetto. E quindi gli errori che sono commessi, che sono fatti, magari si può parlare anche un po' di sfortuna, ma nel calcio la sfortuna ci credo poco. A volte sono le situazioni che si riescono a portare dalla nostra parte, allora parliamo di fortuna invece di sfortuna. Io, per quanto riguarda il primo gol, è stato un errore abbastanza, non più un errore, ma una situazione sfortunata. Il secondo poi è quello che a livello tattico abbiamo sbagliato, dove il nostro esterno basso sinistro Cianciulli ha tagliato il campo, ha concesso una autostrada di 40 metri, e lì il Siena è stato bravo a ripartire e a fare il secondo gol. Anche sull'1-3, cioè la partita poteva essere finita, invece una determinata Lezza, cioè prendevo il tentorsino a 10, si rimane male, insomma, la partita la avete facile. Come ho detto prima, sono contento della prestazione, sono contento un po' della sregolatezza di questa squadra, perché alla fine ha delle pause ma non è mai morta. E come non siamo a livello di classifica, alla fine quello che mi auguro io e quello che mi spero è quello di giocarmela fino in fondo. E a oggi confidiamo ancora nei risultati anche delle altre squadre, quindi per ora siamo a galla e non siamo morti. È la terza volta che vado in Cortesena, come l'hai visto? Forse questa è la volta che l'ho vista un po' peggio, l'ho vista un po', sicuramente un po' più in apprensione, ma l'apprensione che ha avuto oggi non è stata quella che gli ha dato secondo me il San Donato, ma è un'apprensione dettata dal momento. Sicuramente non tutti i giocatori sono da Siena o tutti i giocatori sono da fare un campionato da vincere, quindi a volte si legge anche in faccia dei ragazzi, io parlo dei ragazzi del Siena, quella paura di perdere l'obiettivo, di perdere quello che è la vittoria di un campionato, però sono cose che fanno parte del calcio, sono cose che esistono e a volte c'è vincere e riuscire a vincere un campionato, l'apprensione che c'è è quasi come quella per noi per salvarsi.